Il comune di Tavuglia, per tutti noto come un comune capitale di moto e motociclisti, si prepara dal 9 al 14 settembre a vivere una settimana da capitale al quadrato con il progetto 50x50 di Pesaro 2024. Il titolo del programma è Tavuglia vale oro, con proposte per tutti tra arte, storia, musica, sport e fotografia. Bisogna aspettarsi una settimana di cultura piena. Abbiamo evitato di mettere all'interno del contenitore Valentino Rossi, perché già gli dedichiamo da stasera 3 giorni di feste e altre 3 dal 19 al 21, per cui abbiamo incentrato il tutto sulla vera e propria cultura, partendo dalla natura, soprattutto che la fa da padrona a Tavuglia. Abbiamo creato in tutti questi anni dei sentieri. Alla fine dell'anno avremo circa 80 km di sentieri all'interno del nostro territorio, quindi questi paesaggi bellissimi, questi colori, eccetera, eccetera. Poi questa settimana parleremo di storia, cioè Tavuglia è conosciuta sia per lo sfondamento della linea gotica, sia per la battaglia di Monteluro del 1443, 8 novembre 1443, ed è stata la battaglia più importante del secolo del 1400. E poi parleremo di musica. Parleremo di inclusione, di disabilità, inclusione, faremo una giornata insieme, coniugando e riunendo i diversamente abili con gli abili, con le persone abili, quindi per dare una giornata di gioia, di sollievo a sti ragazzi meno fortunati di noi. Una scelta molto intelligente è quella della settimana entrante perché permette di creare un'onda lunga già da questo weekend di Tavuglia in moto con il Gran Premio Misano di domenica e soprattutto di riaffermare non solo un brand, ma quello che è anche il legame con Pesaro, con il territorio che è nato su vari fronti, intanto la terra dei piloti dei motori, il connubio creato anche quest'anno tra Castello Magico di Tavuglia e la Mezzanotte Bianca dei bambini, tutta una serie di attività che ci lega dal punto di vista enogastronomico del territorio e del paesaggio. Tra l'altro Tavuglia è una rete importantissima di sentieri che stanno anche crescendo. È una settimana che naturalmente, diciamo, ha l'aura e il colore di Valentino e della terra dei piloti e dei motori, ma che parla anche di tanto altro, parla di eccellenze, parla di percorsi, parla di musica, di fotografia, di teatro, di connubio tra rock e opera, quindi veramente un programma molto ricco che cade in un momento strategico anche della capitale cultura e che sarà di interesse non solo per i pesaresi, anche per la vicina Romagna, ma penso per tutti i turisti che sono ancora qua nel territorio e anche per tutta la provincia, perché questo progetto poi del 50x50 serve anche per un turismo culturale interno, per far scoprire a tanti di noi comuni della provincia che magari non sempre conosciamo, abbiamo visitato, quindi anche questo scambio tra costa e aree interne è veramente molto importante.